Mister, Ascoli Cittadella sarà il primo match della 36esima giornata. Come vi siete preparati a questo impegno? Un impegno che avrà calcio d'inizio alle 12:30 e quindi vi siete adeguati anche per svolgere gli allenamenti a quell'ora. Ma sì, una partita fondamentale. La squadra si è preparata molto bene, con grande concentrazione, con grande determinazione, intensità negli allenamenti e anche con grande lucidità e entusiasmo, perché è giusto prepararla con tutti questi ingredienti. Chiaramente l'orario è un po' atipico per la nostra categoria, però queste sono le decisioni, dobbiamo rispettarle. Ci siamo allenati chiaramente nell'orario gara, facendo tutto quello che dobbiamo fare e dovremmo fare poi domani per arrivare preparatissimi a questa partita. Una curiosità, come cambia anche l'alimentazione in funzione del calcio d'inizio e quindi domani qual è la giornata tipo della squadra nelle ore che precedono il match? Ma cambia che bisogna fare una colazione pranzo. I ragazzi mangeranno verso le 9, 9 e un quarto. Abbiamo già concordato con il dottore, con lo staff medico, come sempre facciamo, che menu fare. Dopodiché ci sarà risveglio, ci sarà questo pranzo, ci sarà un po' di riposo nelle camere, poi partenza per lo stadio. Quindi una mattina molto frizzante, molto, molto dinamica. Arriva un Cittadella che negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene, ha sempre centrato l'obiettivo playoff. Che avversario, da un punto di vista mentale e di approccio alla gara, si aspetta anche in considerazione del fatto che potrebbe anche ambire ad un posto playoff? La matematica non lo condanna al momento. Ma Cittadella è sempre stato, è un esempio di grande organizzazione, di grande scouting, una proprietà con un direttore sportivo che da anni lavorano benissimo, conquistando dei risultati incredibili in questa categoria, valorizzando anche dei giocatori. Quindi direi che loro sono una realtà consolidata e molto, molto, molto da esempio da prendere per quanto riguarda la programmazione. Detto questo, ogni anno loro fanno campionati per centrare i playoff. Quest'anno forse sono un po' indietro rispetto ai loro programmi, non lo so, però di solito i loro campionati sono stati sempre conquistare i playoff. Giustamente ho letto anche le loro dichiarazioni di qualche giocatore: vengono a giocarsi la partita, come è giusto che sia, perché la matematica ancora non gli dice che sono esclusi dalla griglia dei migliori, anche se insomma, poi la pratica non è così facile. Però è chiaro che, come ti ho detto prima, per noi domani è una partita fondamentale, una partita importantissima, e quindi domani sarà battaglia vera dal primo al centesimo, perché se loro hanno ancora qualche speranza di entrare nei playoff, noi abbiamo l'obbligo di rimanerci. Giochiamo in casa davanti, spero, mi auguro, ne sono sicuro, 5.000-6.000 persone, al di là della mezza, alle 14 o alle 15. Dovremmo andare sopra tutto e tutti con le nostre motivazioni, che sono tantissime. La squadra sta bene, la squadra è motivata, la squadra è concentrata, e domani sarà battaglia dal primo al centesimo. Lei ha fatto riferimento al pubblico, ieri sera erano state superate le 4.500 presenze, destinate a salire, c'è ancora un giorno e mezzo di tempo. Lei l'ha detto sempre, il pubblico è fondamentale per noi, soprattutto in questo rush finale. Assolutamente sì, lo sono sempre stati, lo saranno ancora di più, e lo stanno dimostrando in queste partite. Hanno fatto qualcosa di spettacolare a Parma, che in poche piazze si vede, e domani sono sicuro che saranno calorosi, saranno in tanti, per spingerci verso la vittoria, verso la conquista del nostro obiettivo. Assente certo, Bukel squalificato, come stanno gli acciaccati Bellucci, Maestro che era indisponibile a Parma e Sajou? Bukel è chiaramente fermato dal giudice sportivo.
Maestro Giaciù e Bellucci sono rientrati in gruppo ieri, hanno fatto il primo allenamento, valuterò ancora oggi le loro condizioni, anche se sono a completa disposizione, quindi diciamo che tranne Marcel la squadra è al completo, chiaramente come sempre farò dopo l'allenamento di oggi, farò le ultime valutazioni con lo staff, come facciamo sempre, poi come sempre domani deciderò chi far iniziare la partita. Grazie mister. Grazie a te.